siamo all'interno della sala controllo dell'impianto di potabilizzazione di Colle di Croce, la stanza più importante perché da qui H24 viene governato questo impianto strategico per la Ruzzoreti, a tutti gli effetti una sorgente con portata variabile, governata dai nostri tecnici. H24 perché sia durante il giorno che durante la notte i nostri tecnici addetti e specializzati riescono a governare l'intero processo di potabilizzazione dell'acqua, controllandone le sue caratteristiche e garantendo la sua qualità prima di distribuirla ai cittadini. Siamo all'interno dell'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano, gestito da un ingegnere chimico e che attualmente occupa 13 persone. L'impianto è di particolare sussidio per la nostra azienda, in quanto attraverso una portata di circa 700 litri al secondo attualmente, ma che può arrivare fino a 900, è di ausilio all'azienda nei momenti in cui, a causa di sbalzi climatici o di siccità per un aumento dei consumi, si assiste a una diminuzione delle portate idriche delle sorgenti principali come quella del Gran Sasso. Fiore all'occhiello di questo impianto è la predisinfezione, che a differenza degli impianti tradizionali che utilizzano ancora il cloro, viene effettuata con l'ozono. Questo garantisce una maggiore sicurezza, maggiore qualità dell'acqua e un'eliminazione di produzione di eventuali sottoprodotti che il cloro, come sappiamo, può produrre in fase di disinfezione. L'impianto in futuro è destinato a nuovi investimenti e nuovi finanziamenti affinché possa inserirsi perfettamente con le altre sorgenti nel sistema di sicurezza dell'acqua che costantemente siamo impegnati a garantire alla provincia di Teramo.